Oggi ragazzi voglio condividere con voi il video del mio Ironman del 2018, l'Ironman di circa 3 anni fa, e annunciarvi che inizierò dalla prossima settimana la preparazione per l'Ironman del 2021. Quindi vi farò vedere Cervia 2018 e inizierò a raccontarvi la mia preparazione di Cervia 2021, l'Ironman di settembre di quest'anno. Vi porterò dietro le quinte, vi farò vedere come mi alleno, qual è la mia vita quotidiana, che cosa mangio, insomma me lo chiedete da tanto tempo in tantissimi, e finalmente inizia una serie di episodi sulla preparazione all'Ironman. Quindi vi lascio godervi quello che sono riuscito a preparare sull'Ironman del 2018 per portarvi un po' con me in quell'avventura. Avevo ancora Iris piccolissima di 3 mesi in braccio. Godetevi questo video e dalla prossima settimana si parte e si andrà verso la preparazione di un nuovo Ironman. Non sono riuscito ad allenarmi molto in quest'ultimo periodo per motivi lavorativi, per impegni e l'investimento che ho dedicato alla famiglia, per la stranezza di questo periodo, e finalmente riparto ad allenarmi e lo documento per farvi vedere che cosa faccio e portarvi dietro le quinte. Se avete qualche domanda in particolare o qualche curiosità o qualcosa che volete vedere in particolare dei miei allenamenti, della mia vita mentre mi alleno, scrivetelo nei commenti e mi raccomando mettete un mi piace al video per aiutarmi a far crescere questo canale. Vi lascio alla visione di quello che ho fatto 2 anni e mezzo fa e noi ci vediamo dal prossimo episodio, questa Ironman Preparation 2021. Ragazzi, buona visione. Questo, parto forte, fortuna questo non c'è nelle discipline. Sono tornato ieri notte, quindi questa notte ho dormito 2 ore e mezzo e negli ultimi 4 giorni la media è stata delle 3 ore. Siamo in un ritardo bestiale perché dovremmo, in teoria dovevamo essere già lì, ma siamo a Caldogno. Adesso per la legge di Murphy c'è la fila a Caldogno, mai stata, eccola qua. Vedi? Guarda, questo mica è mai esistito. C'è il Truman Show, il regista che dice vai vai, fa partire il camion. E adesso passiamo in ufficio. Sto cercando di salvare in estremis l'Ironman di Daniele. E toglimi quella telecamera dalla faccia. Raccontami dei tuoi allenamenti. Quali? Quali allenamenti? Pensa che domani a quest'ora, 9.06, spero di essere uscito dall'acqua, se no... Però vuol dire che ci sei rimasto. Se no vuol dire che ci sono rimasto. E sarò in bici, avrò appena iniziato la bici, quindi pregate per me. Allora, vi spiego la ricetta. Non si fa Valdoria, si dorme, si mangia bene, ci si riposa, cosa che non ho fatto. Si arriva un giorno prima almeno, si prepara tutto sotto controllo, cosa che non ho fatto. Poi si prova la bici col body bene, giusto per vedere se funziona, cosa che non ho fatto. Però, siccome la definizione della strategia è fare il meglio che si può con quello che si ha, noi facciamo così. Vado a vedere il percorso per arrivare alla piedineria. Sei riuscito intanto ad arrivare, vedi? Certificato giornaliero, quindi forse ce la facciamo. Ora si preparano le sacche e si portano in transizione, speriamo che mi fanno entrare. Per la gara. Che fai? Vabbè. Dopo. Sono in ritardo, in 5 minuti devo mettere tutto dentro e portare alla zona cambio. Nel capello c'è? Allora, bike check-in, speriamo di essere pronti, che la bici non ci abbia problemi. Ciao Daniele. Magico chip, con questo saprete quanto tanto tempo ci metto. Ci sono 60 ml, 6x5 30, quindi sono già 300 grammi, 5 gel.
momenti belli dove inizia a salire la tensione. Ed è bello. Tipo quando a Gardaland stai sulla cima per andare giù, che c'hai l'adrenalina a palla. Solo che non dura 5 secondi la discesa. Svaligiando il buffet. Sono tanto fiera di te, Dani, tantissimo. E mi muore il cuore che non ci siamo state all'arrivo, ma siamo qui prontissime ad aspettarti. Guarda, ero partito in corsa, poi non volevo far fatica e sono andato piano, rallentato, mi sono fermato tutti i ristori, a schiacciai 5, a... fatto, l'ho presa poco così, poi ce ne avevo gli ultimi chilometri, ho accelerato un po'. È una giornata spettacolare, sia per l'Ironman che perché siete venuti voi, perché c'era Iris, Paola e tutti gli altri. È bellissimo il percorso, mi sono divertito tanto, sto da Dio. Quindi l'Ironman non si è accusato e da domani si riparte.